Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Il Salmo 121 è uno dei più conosciuti. È talmente bello che negli anni 80 il gruppo musicale cristiano L'ultimo messaggio di Firenze lo ha musicato, facendone un magnifico canto. È un salmo di pellegrinaggio. Era quindi recitato e cantato dai pellegrini sia quando salivano a Gerusalemme per partecipare alle grandi feste, sia quando partivano per ritornare a casa. Il cammino era lungo e potevano esserci diversi pericoli. Per questo i pellegrini si mettevano nelle mani del Signore, dal quale arrivava aiuto e protezione. È difficile vedere i monti per chi vive nelle grandi città di oggi. Bisogna andare in campagna o in collina. E allora sì che possiamo vedere le montagne. Nell'antichità si pensava che sui monti dimorassero gli dèi. Erano i cosiddetti alti luoghi, menzionati anche nella Bibbia, dove si adoravano gli idoli. La scrittura comunque parla pure di monti dove c'era la presenza di Dio. Allora ecco che il pellegrino alza gli occhi verso le montagne e si chiede: da dove verrà l'aiuto? Da quale monte mi arriverà soccorso e protezione? Non c'è alcun dubbio nella risposta. L'aiuto arriverà dal Signore, cioè dall'unico vero Dio. Da che cosa sappiamo che è l'unico e vero Dio? Perché ha fatto il cielo e la terra, è il creatore, che ha generato la vita, è il vivente, che può intervenire e proteggerci. Questa certezza del salmista sia anche la nostra. Troppo spesso siamo piegati in due dai problemi, dalle angosce, dalle sofferenze, lo sguardo rivolto verso il basso, verso di noi. Il testo di oggi ci dice di cambiare prospettiva, di alzare gli occhi verso i monti, verso l'alto. Allora troveremo Dio, il vivente, che agisce nella nostra vita e sapremo che solo da Lui arriva soccorso e aiuto ogni giorno. Buona giornata.